cittadini a rivolgersi direttamente al privato, perché non c'è intenzione di. Si tratta di un problema su larga scala, che però tocca da vicino e non poco anche la nostra zona, un territorio, quello del Canavese, alle prese in primis con una sanità costretta a fare i conti con diverse problematiche, ma anche in attesa di sapere quali saranno le novità sostanziali sul futuro dell'ospedale nuovo, del quale si attendevano certezze tempo addietro. Le sale del circolo Arci Spazi di Società di Valperga hanno fatto da sfondo recentemente a un'interessante e partecipata serata, nella quale questi argomenti sono stati affrontati grazie alla presenza di alcuni ospiti di una certa rilevanza. Introdotti da Gabriele Francisca a prendere la parola sono stati Mauro Salizzoni, chirurgo e consigliere regionale del Piemonte, Alberto Rostagno, che è anche primo cittadino di Rivarolo, nonché Riccardo Tessarini, portavoce del Comitato Salute Pubblica Alto Canavese. Nel corso dell'appuntamento si è toccato, come anticipato, un altro tema importante, ovvero la costruzione del nuovo ospedale del Canavese, nonché la questione delle case della salute e dei medici di base, oltre alla riattivazione dell'ex nosocomio di Castellamonte. Argomenti che interessano da vicino la gente e che vedono discutere in maniera aperta anche le amministrazioni e la politica locale. Che serva a fare qualcosa per migliorare la situazione è lampante, come altrettanto lampante la necessità di risposte concrete riguardo il pronto soccorso di Quarnier, punto di riferimento per le valli del Canavese e non solo. L'anno spende